Carissimi amici del canale, buonasera. Allora, andiamo con l'oracolo del giorno, domani 21 settembre 2022. Andiamo a vedere come sarà la giornata e quali saranno le novità. Nel frattempo invito a tutte quelle persone nuove di iscriversi al canale, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati ai prossimi video. Poi, se avete bisogno di informazioni, trovate sul canale e sotto al video i miei contatti. Scusate un attimo, eccomi qui. E dicevo, anche sotto al video trovate i miei contatti. Ok, allora vediamo come sarà la serata, la giornata di domani 21 settembre 2022. Andiamo a vedere quindi queste novità, cosa, dove e cosa ci portano. Allora, per tutti quelli che ascolteranno questo video, come sarà la giornata di domani 21 settembre 2022, cosa accadrà in questa giornata, cosa dobbiamo sapere, quali saranno le novità, e lo andiamo a vedere con le 5 carte. Questa settimana sarà così, sarà molto molto leggera. E poi andiamo a fare comunque i chiarimenti. Sei di bastoni, 10 di spade rovesciato, 6 di denari, 4 di bastoni e asso di denari rovesciato, insomma nulla di che, e 5 di coppe, sì, ciao, 5 di denari. Allora, abbiamo una riflessione nella giornata di domani. Riflettiamo sull'atteggiamento di una persona, su un'energia maschile, ok, che probabilmente ci ha mentito, probabilmente ci ha tradito, probabilmente con noi è stato troppo duro, o probabilmente stiamo riflettendo perché questa persona è stato con noi, ci ha ingannati, è stato con noi per convenienza. E ci rendiamo conto che questa situazione rimane sempre la stessa, ok? Un qualcosa, riflettiamo appunto su questo qualcosa, che comunque sia non cambia. E probabilmente stiamo riflettendo perché? Perché sappiamo perfettamente che dobbiamo prendere una decisione, dobbiamo fare una scelta, ma non sappiamo ancora decidere. E non sappiamo che decisione in realtà prendere. Anche se è un qualcosa che comunque sia dura da diverso tempo. E noi pensavamo di arrivare a un successo, a un trionfo. Però io vi anticipo che c'è una risoluzione di problemi con il nostro 5 di denari a fondo mazzo. Ok, ci potrebbe essere una risoluzione di problemi, ci potrebbe essere la conoscenza di qualcuno, oppure una grande attrazione fisica, un appagamento fisico. Cioè, vedo qualcosa comunque di bello, vedo anche qualcosa di gioioso, oltre che comunque al riflettere su cosa dobbiamo fare, dobbiamo andare avanti. Comunque, andiamo a fare i nostri chiarimenti e vediamo questo 6 di bastoni cosa vuole comunicarci nella giornata di domani, 21 settembre 2022. Una riflessione su cosa fare proprio, se cercare magari di collaborare, oppure cercare di collaborare, cercare di riavvicinarsi, cercare di dare una possibilità a quelli che sono comunque i nostri sospetti, inganno, ripeto, tradimento, menzogne, anche perché comunque ci sentiamo illusi da questa determinata situazione, ok? Dove ci ha causato comunque delle problematiche e dove noi stiamo comunque recuperando il nostro equilibrio e la nostra stabilità. E quindi cerchiamo, insomma, di vedere un po', ripeto, se si può collaborare, se si può dare un'altra possibilità, se possiamo ricavare magari del benessere
ricominciare magari una relazione con questa persona, dargli comunque un'altra possibilità, cercare di parlare magari e di risolvere lì dove insomma qualcosa non è quadrato. Ed è questo quello che pensiamo nella giornata di domani. Vediamo questo 10 di spade rovesciato. Cosa vuole comunicarci nella giornata di domani, 21 settembre 2022? Beh, un po' di malessere c'è per quello che ha provocato questa energia maschile, oppure è proprio questa energia maschile che pensa comunque al malessere che ha provocato e lui infatti è malinconico, è triste, ok? È come se ci fosse in questo momento un'insoddisfazione, comunque un qualcosa dove si è stati feriti, una situazione che comunque è bloccata, dei progetti che devono essere portati avanti, però c'è sempre quel qualcosa che comunque non, cioè proprio non va. Vediamo questo 6 di denari cosa vuole comunicarci nella giornata di domani, 21 settembre 2022. Chiediamo una carta per avere maggiori informazioni. Beh, nel frattempo, ok, va bene che la situazione magari c'è un blocco, è vero che dobbiamo magari fare una scelta, però ci stiamo concentrando al nostro equilibrio, alla nostra stabilità, comunque al nostro nido, alla nostra casa. Sì, c'è un blocco che ci dice di dover uscire da determinate situazioni stagnanti, di cambiare completamente atteggiamento, perché c'è proprio un'insoddisfazione e ci possono essere delle notizie comunque spiacevoli che possono arrivare. Quindi, mentre noi non sappiamo cosa decidere e viviamo questa situazione un po' così, ok, cerchiamo comunque di riequilibrare, ok, la nostra vita. Nonostante tutto il blocco magari che c'è, che esiste. Vediamo questo 4 di bastoni, cosa vuole comunicarci nella giornata di domani, 21 settembre 2022. Scusate, ma ho i cani in camera con me. Un attimo. Eccomi qui, ci sono anche loro con me. Allora, dicevo, questo 4 di bastoni cosa vuole comunicarci nella giornata di domani, 21 settembre 2022? Una carta soltanto. Ecco qua. Allora, sì, è un qualcosa che dura da diverso tempo, il fatto di dover prendere una scelta, il cercare adesso di ritrovare il nostro equilibrio, la nostra stabilità, il non sapere comunque cosa fare, ok? È come se noi stessimo aspettando delle notizie da questa persona, notizie che probabilmente stanno tardando ad arrivare. E quindi ci troviamo, siamo nella nostra zona comfort, ci siamo rintanate in casa tranquillamente, senza problemi, ad attendere con tutta una marea di ostacoli che comunque sia abbiamo lasciato, ostacoli, problematiche, ok? Perché poi alla fin fine c'è anche questo. Probabilmente attendete voi notizie, ma vi dico anche che uno dei due, o voi o l'altra persona, comunque vorrebbe anche un incontro. Allora, vediamo invece questo asso di denari rovesciato, dove vuole, cosa vuole comunicarci. E quindi chiediamo una carta per avere maggiori informazioni. Eccolo qua anche lui, il nostro 8 di coppe, il nostro 3 di coppe, ok, belli, tranquilli, tutti e due lì al dritto, lei aspetta comunicazioni di lui, ok, e lui
vuole invece arrivare a un determinato trionfo che invece rallenta questo trionfo perché ha una situazione bloccata, perché probabilmente ci sono dei conflitti, dei litigi, per qualcuno di voi c'è stata comunque una rottura, l'energia chiaramente femminile, come vi ho detto, è nel suo bello nucleo per i cavoli propri ad attendere queste notizie che ancora comunque non arrivano, insoddisfatta. Cercando di pensare a cosa fare e a come risolvere comunque le problematiche di questa situazione. Andiamo invece a vedere quali sono le novità che possono arrivare nella giornata di domani, 21 settembre 2022. Cosa dobbiamo sapere? Quindi quali novità ci sono per noi? Cinque di denari, nove di bastoni e due di coppe rovesciato. Allora, è palese che un ciclo deve essere chiuso. Ci può essere un incontro con qualcuno, come vi avevo detto anche qua, una decisione da prendere, c'è un'insoddisfazione, ok? E purtroppo se c'è questa insoddisfazione, ci sono delle decisioni che devono essere prese, ma devono essere prese portandole poi dopo a termine e non facendo un vai e vieni, vai e vieni. Infatti, uscire da situazioni stagnanti con questo 5 di coppe rovesciato, perché la situazione è attualmente comunque bloccata. Quindi le novità è che domani probabilmente qualcuno vi vuole vedere, ok? Voi probabilmente dovete decidere se vedere questa persona o no, perché comunque attualmente vi sentite insoddisfatti di vedere questa persona. Potrebbe essere comunque anche una persona che vi invita a uscire per la prima volta, che conoscete, ma che vi invita a uscire per la prima volta, come invece potrebbe anche essere una persona dove momentaneamente siete un po' in burrasca, quindi vi siete allontanati. Andiamo a vedere le comunicazioni. Quali comunicazioni ci possono arrivare nella giornata di domani? 21 settembre 2022. C'è della fortuna. Fortuna però legata a un dispiacere. Non un dispiacere, a una notizia che non piace. Allora, innanzitutto ci sono altre novità. Ci sono. Sì, vi dico subito, c'è una fortuna. Ma ci possono essere anche delle comunicazioni eventualmente che non piaceranno, magari un qualcosa eventualmente di pesante. Oppure, questo incontro, che deve esserci questo incontro, può essere pure che non va in porto perché ci sono qualcosa che si blocca, ok? Delle problematiche collegate a questo spostamento dove ci rimanete magari male voi o ci rimane male l'altra persona se siete voi a dovervi spostare. Ma in un certo qual modo, comunque, questa cosa vi porta comunque della fortuna. Allora, dicevo, sì, fortuna con questo 3 di denari, perché probabilmente, non so, c'è un qualcosa che deve comunque riprendere, ma poi c'è un qualcosa che vi delude. Perché probabilmente c'è proprio una problematica nello spostamento, nel raggiungervi, nel vedervi, lì dove comunque c'erano eventualmente anche dei progetti. Allora, andiamo subito a vedere questo 4 di bastoni con il nostro 4 di coppe. Di cosa ci parla? Bastoni e coppe. Questo incontro dove porta, vediamo se si fa, perché oddio, non per tutti quanti potrebbe andare.
potrebbe sorvolare sta cosa, insomma, c'è un impedimento, non è per tutti quanti. Madonna, ragazzi, non riesco a parlare. Allora, beh, diciamo che sì, c'è l'interesse comunque di incontrare qualcuno, ok? Uno dei due ha l'interesse di incontrare l'altro. Però qui troviamo un'energia femminile spietata che le cose le sbatte comunque sia in faccia. Ecco perché c'è un blocco di una situazione. Perché c'è stato comunque un allontanamento, ci sono state delle problematiche e quindi se questo incontro avviene, ok, ci troviamo un'energia femminile che sbatte le cose in faccia, dice le cose così per come sono. Poi abbiamo un 3 di bastoni e 3 di denari, dove ci parla comunque di sentimenti chiari, limpidi in questa coppia. Quindi 3 di bastoni e 3 di denari. Eh sì, qui si vuole un nido d'amore. Si vuole stare bene, si vuole riprendere magari in mano la situazione, si vuole andare oltre, comunque fare dei progetti, ok? Però ci sono troppi conflitti, litigi. C'è stato un allontanamento, una rottura per tanti di voi, c'è una situazione bloccata. Qualcuno magari vi ha illuso e vi siete sentiti comunque anche delusi da quello che vi è stato detto. Vediamo questo 9 di bastoni e 9 di spade rovesciato. Cosa vuole comunicarci di più nella giornata di domani, 21 settembre 2022? Ci sono delle difficoltà, sì, ecco. Ecco magari l'incontrarvi. Ci sono delle difficoltà probabilmente nello spostamento. Ma oltre che delle difficoltà nello spostamento, proprio perché tra di voi c'è un allontanamento. Probabilmente uno dei due non ha voglia di vedere l'altro. Fortuna perché magari c'è l'inizio di questo qualcosa. Ma ci si pensa troppo, c'è proprio la fine di un ciclo, qualcosa che comunque sia deve essere concluso. Uno dei due prova più sentimento, ok? E infatti la persona che ha ingannato è perché all'interno della coppia c'era opportunismo. Quindi prestate attenzione comunque a quello che vi dice la persona comunque domani. Che genere di proposta eventualmente vi può fare? Ripeto, per alcuni di voi invece il sentimento c'è, è solo che ci sono delle problematiche legate magari ad altre situazioni che devono essere risolte. Per altri invece di voi è proprio nella coppia dove uno dei due chiaramente ama di più e l'altro è la persona che inganna. Oppure potrebbe anche essere che la persona ha ingannato perché ci sono altro genere di situazioni sotto che non vanno e quindi si devono risolvere le altre situazioni. Sono solo curiosa di vedere questo 8 di coppe e 10 di coppe, come mai sono venuti fuori. Vediamo un po'. Scusatemi, mi è caduto il telefono, siete caduti anche voi. Spero che nessuno si sia fatto male. Allora, vediamo questo 8 di coppe, 10 di coppe, cosa vogliono, perché sono venuti fuori nella stesa, cosa vogliono comunicarci. Vogliono parlare, si vogliono parlare, si aspetta un incontro perché si vogliono parlare, uno dei due vuole parlare,
vuole chiaramente risolvere qualcosa, cercare di capire insomma come uscire da questa determinata situazione. Cioè, si ha proprio bisogno di incontrarsi. E invece vediamo questo 10 di spade rovesciato e questo 8 di spade, cosa vogliono comunicarci di più. Quindi il perché sono venuti fuori questa coppia, io la definisco coppia. Perché fra i due la situazione è chiaramente bloccata, come vi dicevo. Si vuole andare verso una serenità, un'armonia, ma bisogna uscire da quelle situazioni, da quegli ostacoli che ci sono, che hanno portato anche ad avere un allontanamento. Qualcuno nella coppia è geloso più dell'altro, vi posso dare quest'altra novità. Ok, e questo è quanto per domani. Fatemi sapere se uscite insieme a qualcuno, se qualcuno vi comunica che vuole vedervi, oppure se parlate, se dovete prendere degli accordi. Fatemi sapere, perché sono insomma situazioni comunque importanti. Io vi ringrazio e vi invito a lasciare un like, un commento, come vi chiedo sempre. Vi ringrazio, un abbraccio grande e buona serata.